Atto primo, in un villaggio durante la vendemmia. Lois e Giselle si amano, anche se lei crede che lui sia un semplice paesano. In realtà Lois, travestito dal contadino, è il duca Albrecht, destinato a sposare la figlia del principe di Curlandia, Batilde. Wilfred, suo amico, tenta invano di fargli capire che così facendo porterà solo sofferenza alla povera Giselle. Ilarion, il guardiacaccia, anch'egli innamorato della fanciulla, che fu sua compagna d'infanzia, dubitando della sincerità di Lois, tenta di metterla in guardia, ma Giselle non lo vuole ascoltare, proprio come non vuole accettare i consigli della madre Berthe, che le proibisce di danzare poiché è malata di cuore. Berthe racconta la leggenda delle Villi, fanciulle innamorate della danza, morte a causa del tradimento dei loro promessi prima delle nozze e costrette a vagare per la foresta alla ricerca di uomini con i quali danzare fino all'alba. Un corno annuncia l'arrivo di un corteo di caccia. Ilarion si nasconde e vede Lois inquieto. Entra allora nella sua casa e trova la spada con lo stemma che ne attesta l'identità. Il corteo dei cacciatori arriva. È guidato dal principe di Curlandia e accompagnato dalla figlia Batilde. I contadini preparano un banchetto e danzano in onore degli ospiti. Mentre i cacciatori si allontanano, Batilde conversa affettuosamente con Giselle. Ma Ilarion richiama i cacciatori e Batilde, scorgendo Lois, lo riconosce come il suo fidanzato Albrecht e lo comunica a tutti. Sconvolta dal dolore, Giselle impazzisce e muore tra le braccia di Albrecht. Atto secondo, nella foresta a mezzanotte. Ilarion, tormentato dai rimorsi, vaga nella foresta pensando a Giselle. Sente intorno a sé una presenza irreale e spaventato fugge. Myrta, la regina delle Villi, chiama le compagne a raccolta e accoglie Giselle nel loro mondo irreale. Scorto Ilarion, si lanciano al suo inseguimento. Albrecht, pazzo di dolore, si dispera sulla tomba di Giselle. La fanciulla, commossa, gli appare e cerca di confortarlo. Poi lo nasconde sentendole l'avvicinarsi delle Villi, che, trovato Ilarion, lo costringono a danzare fino alla morte. Anche ad Albrecht tocca la stessa sorte. Invano Giselle scongiura le Villi di risparmiarlo, ma di fronte al loro rifiuto danza con lui, sorreggendolo fino all'alba. Ai primi raggi del sole che nasce, le Villi scompaiono e con loro scompare Giselle. Albrecht è salvo, ma rimarrà solo per sempre.